bandolarella, 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 cavai, 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 porta il soldai, 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 porta il cavai, la bandola, la bandola. Milano, dicembre 1953. È l'ultimo giorno dell'anno. Mentre la città sente della particolare animazione per l'imminente notte di San Silvestro, i nostri sciatori, come al solito, si stanno preparando per il raduno sciistico sociale, che anche quest'anno si svolgerà all'Alpe d'Evero, nell'Alta Val Formazza. Parteciperanno al raduno le squadre di Trento, l'esordiente d'Evero, la coriacea Formazza, Chiavenna e infine, dulcis in fundo, quella di Milano. Tempo da lupi la mattina del 4 gennaio all'Alpe d'Evero. I concorrenti alle due prove di discesa per il trofeo dei caduti, la giuria, i controlli e lo scarso pubblico salgono a piedi tra la poca neve e i molti sterpi verso il campo di gara situato nella parte alta del Monte Cazzola. Poco prima della partenza un fitto nevischio viene a rallegrare i concorrenti, se ne sentiva proprio la mancanza. L'imminenza della gara, la pessima visibilità però preoccupano un po' tutti. Putinacci invece è sempre allegro. E così pure Pedroncelli, sebbene abbia sulle spalle il peso del pronostico. Ecco la partenza di Zertanna, alfiere della squadra della Val Formazza. La sua prova però, causa uno sfortunato incidente, dovrà essere considerata non valida agli effetti del punteggio. Lorati, il numero 2, lo segue a un minuto. Ma la sua gara è alquanto inferiore all'aspettativa. I nostri sguardi ora si puntano sul numero 3, Bruno Pedroncelli, grande favorito della giornata. La sua partenza è lo scatto di una molla, infila le porte in controspalla, pattina sullo shoes e spingendo disperatamente sui bastoncini aumenta sempre più di velocità. Il suo tempo complessivo nelle due prove sarà di 84 secondi e un quinto, tempo che lo porrà indiscutibilmente al primo posto. Anche Panizza, il numero 4, ci sa fare, evidentemente, ma potrà classificarsi soltanto al 29esimo posto con più di un minuto di distacco dal primo classificato, avendo perso uno sci nella seconda prova. Putinacci, della squadra del Devero, cerca anche lui tra i pali la via della vittoria. E la sua prova, indubbiamente ottima, lo porrà al quinto posto con un tempo complessivo di 94 secondi. Parte Cicoli, il numero 6, e lo seguono le trepide speranze dei milanesi. Sarà una buona prova anche la sua, nonostante la panza. E si classificherà ottavo con 98 secondi e 2 quinti. Parte ora il malinconico rappresentante della squadra di Monza, il numero 7, quindi Romele, l'anziano campione del Devero, seguito da Bussola, una lieta sorpresa che viene da Vipiteno. Bella discesa, bravo Massimiliano. Il numero 11 è... Era uno dei favoriti, ma la brutta topica in partenza gli rovina irrimediabilmente la gara. Bravo Reversini. Revel, che è stato il vincitore dello scorso anno, ci dà dentro il più possibile, ma questa volta potrà aggiudicarsi solo il quarto posto, con 90 secondi e 4 quinti. Passa a Gibboni, numero 15. E
un'altra sorpresa. Il giovane Della Bella di Chiavenna, che con una spericolata discesa va ad assicurarsi il secondo posto. Il freddo intanto si è fatto più intenso, si accendono i fuochi al traguardo e lungo il percorso i pochi eroici spettatori sono intirizziti. Barbaro, numero 18, capitombola già alle prime porte. E adesso, a proposito di capitomboli, eccovene una bella serie. A cominciare da Castagnino, numero 21, poi Cattaneo, Bazzana, Caserotti, Cornaggia, Camisani. Il forte e robusto Ravicioni scende a carro armato e guai a chi si trova sul suo cammino. È caduto? Ma no, la nebbia! La prova è terminata. L'ultimo concorrente sta tagliando in questo momento il traguardo. Adesso la squadra di Chiavenna non ha più niente da temere. Soprattutto per merito di Pedroncelli, lo slalom gigante è indiscutibilmente suo. Squalificato Zertanna, la formazza va all'ultimo posto. Il mio amico Barbaro, invece, è arrivato 22esimo. La sera, in albergo, ci si raduna intorno al fuoco a cantare i soliti ritornelli di montagna, con la speranza che qualcuno possa di tanto in tanto rallegrare la compagnia con qualche trovata comica, magari spontanea. Fuori nevica più non posso, ed è di suprema importanza per i fondisti che domani dovranno affrontare la gara il problema delle scioline. C'è da scegliere fra decine e decine di tipi. È un lavoro paziente, delicato e, come dice il nostro buon Sisto Scilligo, chi indovina la sciolina ha già metà vittoria in tasca. Ed eccoci alla gara di fondo. Tutti speravano nel sole e infatti nevica. Ecco che parte il numero 1, Leoncelli. È il più sfortunato di tutti, il numero 1, poiché dovrà battere la pista sulla neve fresca. Ma Inboden, della squadra della formazza, presto gli darà il cambio. E a sua volta sarà superato da Valci, il numero 3. Utinacci, come al solito, è sempre allegro. È la sua volta e sarà seguito da Bazzana. Per partire Cattaneo. E infine il discesista Bussola, che però nel fondo non è tanto bravo. Della Bella di Chiavenna e Camusana di Monza, il numero 10. E quindi ancora un monzese, l'ineffabile Brioschi. Ma pare che non si scaldi troppo Brioschi. Versini, il numero 12, cerca di riprendere nel fondo ciò che ha sfortunatamente perso in discesa. Chi parte ora è Zanetta, numero 14, che farà una gara superiore alle aspettative e sarà il primo della squadra del Devero. Scilligo, giovane speranza formazzina. Ecco qui Cicoli, qualche chilo in più dell'anno scorso, Cicoli? Guanella di Chiavenna difenderà a denti stretti i colori della sua valle, ma c'è chi se la prende allegramente, il numero 18, Ghidoni della squadra cittadina, che come tutti i suoi compagni ha sbagliato in pieno la sciolina e le gambe. Anche Robuschi è scuro in viso, la sciolina non va, ma ormai è troppo tardi per cambiarla. I
I trentini della torre numero 21 e Bernardi sono gli unici a battersi validamente con i formazzini. Ed ecco che parte Revel. È scatenato e la sua partenza ci lascia intravedere il ritmo della sua gara. Lo seguono Gibboni numero 23, Raviscioni, Laggia e Caserotta, che chiude le partenze. Alle sue calcagna però sono già i concorrenti al termine del primo giro. Ecco il fortissimo Valgi passare tra gli applausi di incoraggiamento dei formazzini. Sirigiani e Utinacci lottano a denti stretti. Gli addetti ai posti di controllo spersi fra i monti se la passano alquanto oscura, oggi più che mai. Il freddo è intenso e la neve seguita a cadere. Ah, questa benedetta sciolina! Bravo, Valgi! Occioli, che stile, eh? Alba morte. Gli anni che dice. Ma non c'è che dice anche lì, però. Chi me l'ha fatto fa, sembra dire Brioschi. Sciolina. Permesso, scusi. Avanti, passate pure tutti quanti. Avanti. Leoncelli ha compiuto il secondo giro e ora si passa al traguardo d'arrivo, dove tra qualche minuto arriveranno i primi concorrenti al termine della loro fatica. Ecco qui Imboden della squadra di Formazza. Primo a tagliare il traguardo. È seguito vicinissimo da Valgi, pure della Formazza. Poi da Leoncelli della squadra di Cedegolo. Quindi Sinigiani numero 4 e Utinacci, che questa volta però non ha più tanta voglia di sorridere. E questo è l'arrivo del vincitore, il grande e magnifico Revel, che ha compiuto il percorso di chilometri 12 in 59 primi e 31 secondi, aggiudicandosi il primo posto. Si susseguono quindi gli altri arrivi con tempi più o meno regolari. Gli ultimi ad arrivare al traguardo saranno senz'altro quelli delle squadre cittadine, che contro i valigiani non possono competere, anche perché la gara è stata particolarmente faticosa oggi, soprattutto per le condizioni della neve. Nel salone dell'albergo Cervandone ascoltiamo commossi la voce del dottor Bobbio, che ricorda quale sia lo spirito del raduno e soprattutto quello del trofeo dei caduti. E il nostro pensiero va verso coloro che più non sono tra noi, più che mai verso il caro e indimenticabile Natalino Proletti. Soltanto lo scorso anno era presente anche lui a questa cerimonia. Chi l'avrebbe detto allora, Natalino, che quest'anno ci sarebbe stato fra noi soltanto il tuo ricordo e un trofeo intitolato al tuo nome. Il geometra Gerosa riceve dalle mani del dottor Bobbio il trofeo vinto dalla squadra di Chiavenna e la medaglia d'oro offerta al direttore sportivo della squadra vincente. Ed ecco i componenti, Inversini, Raviscioni della bella Guanella. Manca Pedroncelli, già partito per una gara a Ortisei. Pettinaroli, rappresentante della squadra del Devero, seconda classificata, riceve il suo premio. Quindi a Scilligo viene consegnato il trofeo Natalino Proletti. Gli succedono nella premiazione Revel, numero 1 della squadra della Formazza. Imboden, pure della Formazza.
della bella, bussola, l'intramontabile Valci e tanti altri. Infine, l'ingegner Monti, a nome dei soci del CRAL, consegna agli organizzatori la medaglia a ricordo del raduno, mentre l'ingegner Calciati, presidente del comitato organizzativo, offre al dottor Bobbio un tagliacarte ricordo, a nome dei partecipanti alla gara, riconoscenti per le belle giornate che la direzione della società ha loro procurato. Questo è stato il secondo raduno sciistico all'Alpe d'Evero, con i suoi campioni e non campioni, coi vincitori e gli sconfitti, ma soprattutto con valorosi ragazzi che hanno lottato con alto spirito e con schietta lealtà.